Ciao Carlo, speravamo proprio di vederti anche oggi. Abbiamo una cosa da chiederti. Ciao ragazzi, ditemi, di che cosa si tratta? Ecco, di solito facciamo molta fatica a partecipare alla Santa Messa senza distrarci. Ieri però, mentre eravamo con te, abbiamo cercato di seguirla con maggiore attenzione. Bravissimi, vedrete che se continuerete ad impegnarvi, le distrazioni saranno sempre minori. Vorremmo farti una domanda a riguardo della consacrazione. Abbiamo visto come ti sei inginocchiato con rispetto, sembravi rapito dalle parole del sacerdote. Io invece non riesco a provare niente. Nemmeno io. Faccio fatica a credere che nell'ostia consacrata ci sia il corpo del Signore. Ma è proprio vero, Carlo? Certo che è vero. Gesù è realmente presente nell'Eucaristia. Ma come può essere? Non è più facile pensare che l'ostia consacrata sia solo qualcosa che rappresenta il corpo del Signore? Cioè, che sia un simbolo? Come può esserci realmente il suo corpo? Noi non vediamo nulla. L'ostia consacrata non è un simbolo che rappresenta il corpo del Signore. L'ostia consacrata è il corpo del Signore Gesù. Durante l'ultima cena, Gesù prende del pane, lo benedice, lo spezza e lo dà ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prende il calice del vino e lo dà ai discepoli, dicendo: «Prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue». Ma non si potrebbero prendere queste parole in senso simbolico? No, non è possibile. Gesù sapeva che i suoi contemporanei erano uomini semplici e che anche tra i suoi discepoli vi erano persone che prendevano alla lettera tutte le sue parole. Se avesse voluto che le parole sull'Eucaristia fossero state intese solo in senso simbolico, lo avrebbe detto esplicitamente. Ad esempio, quando espone una parabola, conclude dicendo: «Chi ha orecchi per intendere, intenda». Non avrebbe permesso di sbagliare su un punto così importante, soprattutto quando ormai si avvicinava l'ora decisiva della croce. Scusa Carlo, Gesù parla dell'Eucaristia soltanto durante l'ultima cena? No. Già nel sesto capitolo del Vangelo di Giovanni si parla della promessa dell'Eucaristia in modo solenne. Infatti, prima di questa promessa, Gesù preparava i suoi discepoli camminando sulle acque del lago Tiberiade e poi moltiplicando i pani e i pesci. Sospende cioè le leggi di natura. In questo modo mostra il suo potere sulla natura, per far capire che come può moltiplicare del pane e camminare sulle acque, così potrà anche cambiare il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue. Ma esattamente in che modo Gesù promette l'Eucaristia? Gesù, parlando ai giudei dopo aver compiuto questi due miracoli, dice che il pane che lui darà è la sua carne per la vita del mondo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, e ciò che io dono è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: In verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Ma siamo sicuri che quelle sue parole non fossero semplicemente un modo di dire? Non erano un modo di dire. Infatti Gesù ribadisce: «Io sono il pane della vita». Ecco la grande affermazione, la rivendicazione suprema, la verità che Gesù voleva rivelare alla folla attraverso il segno della moltiplicazione dei pani. Gesù afferma: «Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete». Se dunque avete fame di qualcosa di diverso dal pane, se avete dentro di voi una sete inesprimibile, non limitatevi ad aspettare da Gesù un cibo che perisce. Il fine della nostra vita è Lui, Lui solo. È Lui che dobbiamo cercare, non i pani del miracolo. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane, per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opere fai?
I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Signore, dacci sempre questo pane. Allora i giudei si misero a mormorare contro di Lui, perché aveva detto, «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano, «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di Lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire, sono disceso dal cielo?» Gesù incalza subito gli apostoli e, per nulla turbato, domanda se vogliano andarsene anche loro. In questo modo fa capire che avrebbe preferito essere da loro abbandonato piuttosto che ritrattare o modificare quello che aveva appena insegnato. Il comportamento di Gesù è molto eloquente, poiché avendo visto quanto i giudei fossero turbati dal suo discorso, non dice «mi avete capito male, intendevo parlare in modo puramente simbolico». Anzi, ribadisce quello che aveva detto. «Io sono il pane vivo disceso dal cielo». Tanto che molti discepoli scandalizzati si allontanano da lui. Ma allora come devono essere intese le parole di Gesù durante l'ultima cena? Vanno intese così. Questa realtà che io tengo nelle mie mani e che prima era pane, adesso è il mio corpo. E così pure questo calice che tengo nelle mie mani e che prima conteneva del vino, adesso contiene il mio sangue. Ma allora il pane e il vino non ci sono più? Il pane e il vino non ci sono più, perché al loro posto ci sono adesso il corpo e il sangue di Gesù. Bene ragazzi, tornando alla domanda che mi avete fatto all'inizio, vi ho spiegato per quale ragione seguo sempre attentamente la messa, e così avete anche capito qual è il mio segreto. Cosa? Un segreto? Esatto, il mio segreto è avere un contatto quotidiano con Cristo. Gesù ama tutti, tutti sono stati creati e voluti da Dio, tutti sono stati creati potenzialmente santi. Ma Dio ci ha creati anche liberi, liberi di scegliere il bene o il male. Sta a noi orientare la nostra volontà al bene, e sicuramente l'Eucaristia è un grossissimo aiuto a farci orientare la nostra volontà a Dio. In particolar modo cerco di eseguire l'esempio dell'Apostolo Giovanni, il discepolo prediletto. Tutti noi dobbiamo diventare discepoli prediletti di Gesù, proprio come Lui. Come puoi dire che fosse il discepolo prediletto? Pietro, Giovanni e Giacomo sono i tre apostoli che hanno maggiore confidenza con Gesù, e così soltanto loro assistono alla trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. In particolare, Giovanni si dimostra fedele fino alla croce, tanto che è l'unico tra gli apostoli ad accompagnare Gesù sino al luogo della crocifissione, mentre tutti gli altri scappano. Infine, vi è l'aspetto importante di quando Giovanni dimostra la propria intimità verso Gesù reclinando il proprio capo sul suo petto durante l'ultima cena. Se ci pensiamo bene, questo è un testamento spirituale su come anche noi possiamo diventare discepoli prediletti ed essere intimi con Gesù come lo era lui, imitandolo in questo gesto di posare il capo sul petto di Gesù, che è un chiaro gesto eucaristico. Appoggiandosi sul petto, che poi non è altro che il cuore di Cristo, simbolo della totalità della sua persona e del suo amore, Giovanni ci mostra il modo di come anche noi possiamo essere intimi con Gesù, diventando appunto anime eucaristiche. Anche noi possiamo diventare come Giovanni? Che bello! E che cosa bisogna fare esattamente? Anch'io vorrei diventare un discepolo prediletto di Gesù. Dai Carlo, spiegaci come si fa! Innanzitutto partecipando alla messa, se possibile ogni giorno, perché i frutti salvifici che Dio ci ha donato per amore attraverso il sacrificio della croce si rinnovano continuamente in tutte le messe che ogni minuto secondo vengono celebrate ogni giorno in tutto il mondo. Ignorare la messa significa ignorare questa realtà. L'Eucaristia è proprio il Sacramentum Amoris. Sacramentum che cosa?
sacramento dell'amore, come già diceva Sant'Agostino. Forse è tutto più chiaro se vi faccio un esempio, raccontandovi il miracolo avvenuto a Lanciano, che oltre a mostrarci l'importanza dell'Eucaristia, ci mostra anche la relazione che esiste tra essa e il cuore di Gesù, centro dell'amore di Gesù per noi. È accaduto nell'anno 750 e ancora oggi è possibile vedere che cosa sia successo. Le cose sono andate così. C'era un monaco sacerdote che dubitava della reale presenza di Cristo nell'ostia consacrata. Un giorno, mentre egli celebra la messa, dopo aver pronunciato le parole della consacrazione, vede l'ostia diventare carne e il vino diventare sangue. Veramente? È successo davvero? Carlo, ma chi era questo sacerdote? Si sa qualcosa di lui? Era un basiliano, cioè un monaco che si ispirava alla regola dettata da San Basilio Magno. Era di rito orientale, greco, e in un documento del 1631 viene descritto come un uomo non ben fermo nella fede. Carlo, ma oggi che cosa è rimasto di questo miracolo? Le reliquie sono custodite nella chiesa di San Francesco, a Lanciano. Io ci sono stato e le ho viste. La carne è esposta nella raggiera di un ostensorio, mentre i grumi di sangue si trovano alla base dello stensorio stesso e sono contenuti in una specie di calice di cristallo. E sono sempre stati custoditi lì? Il miracolo eucaristico è avvenuto in una piccola ed antichissima chiesa dedicata a San Legonziano. Le reliquie sono state custodite lì fino al 1258. In quell'anno la chiesa è stata ricostruita dai frati francescani che l'hanno dedicata a San Francesco. Il primo documento scritto risale all'anno 1631 e descrive nei minimi dettagli tutto quello che è accaduto al sacerdote. Infatti nel santuario, sul lato destro della cappella Valsecca, si trova un'iscrizione datata 1636 che descrive l'evento. Inoltre ci sono diversi documenti che attestano la venerazione resa alle reliquie e l'usanza di portarle in processione nei momenti di grave o urgente necessità, a partire da un'epoca molto antica. Oltre a questo, negli anni 70 i francescani di Lanciano decidono di sottoporre le reliquie ad un esame scientifico. Il compito è affidato al professor Edoardo Linoli. Questi effettua dei piccoli prelievi dalle reliquie, poi esegue le analisi in laboratorio. I risultati sono impressionanti. Infatti è chiaro come la carne miracolosa sia davvero carne, costituita dal tessuto muscolare striato di un cuore umano. Ah, ora ho capito perché Giovanni si appoggia al petto di Gesù. Ecco perché ci ha detto che quello di Giovanni è un gesto eucaristico. Il sangue miracoloso è vero sangue umano, raccolto in calice di cristallo. L'analisi di laboratorio lo dimostra con certezza assoluta e indiscutibile. Dall'esame fatto dal professor Linoli risulta che si tratta di sangue fresco, cioè come se fosse stato prelevato pochi minuti prima. Sinceramente non ho capito molto. Ok ragazzi, ma per capire meglio questi aspetti bisogna fare uso di un linguaggio un po' più difficile, perché non di uso quotidiano. Potresti spiegarci meglio che cosa è successo? L'esame eseguito dal professor Linoli è l'elettroforesi. Dal nome sembra qualcosa di incomprensibile. È un esame normalmente eseguito ancora oggi per analizzare le proteine presenti nel sangue. Prima il campione di sangue è inserito in una centrifuga per separare le cellule o globuli rossi contenuti nel sangue dalla parte liquida, detta siero, e contenente le proteine che, così isolate, sono sottoposte ad un campo elettrico costante e tendono a dirigersi verso il polo positivo con una differente velocità, che dipende dalla massa e dalla carica elettrica di ciascuna particella. Alla fine si ottiene un tracciato che, nel caso del sangue di Lanciano, è del tutto simile a quello di sangue umano appena prelevato da un vivente, vecchio al massimo di un quarto d'ora. Eh? Ma allora intendi dire che quel sangue è quello di un essere vivente? Sì, esattamente. È proprio quello di un vivente. Anzi, è proprio lui che ci dona la vita. È incredibile. Ma non può essere stata una casualità oppure un errore degli strumenti del professor Linoli? No, ragazzi, non può essere. Nel 1973 anche l'ONU, tramite il Consiglio Superiore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nomina una commissione scientifica per verificare, tramite esperimenti di controllo, le conclusioni del medico italiano. I lavori durano 15 mesi con un totale di 500 esami. Le ricerche sono identiche a quelle eseguite dal professor Linoli, con l'aggiunta di altre indagini. La conclusione di tutte queste ricerche conferma ciò che era già stato dichiarato e pubblicato in Italia. Ah,
Io però faccio ancora fatica a capire bene tutte le cose che hai detto. Ad esempio, come si fa ad essere certi che le reliquie non siano state prese da un corpo mummificato? Ci sono delle grosse differenze tra lo stato di conservazione di un corpo mummificato e le reliquie di Lanciano. Le reliquie, nonostante siano state esposte per così tanti anni all'umidità, alle forti escursioni termiche e agli attacchi dei parassiti, non si sono decomposte. Infatti, le proteine di cui sono costituite si sono mantenute integre nel tempo. Innanzitutto, in quell'epoca, le conoscenze nel campo dell'anatomia erano troppo limitate per permettere di rimuovere il cuore di un cadavere e dissezionarlo per ottenere un frammento di tessuto omogeneo e continuo. Quindi questo significa che le reliquie di Lanciano non possono essere un falso? Esatto. Il professor Linoli ha escluso questa possibilità per due motivi. Inoltre, se il sangue fosse stato prelevato da un cadavere, nel giro di pochissimo tempo avrebbe subito una grande trasformazione a causa dell'umidità. Ma è stato fatto un confronto con altri reperti antichi? Nel 1973, il Consiglio Superiore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo a confronto le reliquie di Lanciano con quelle di una mummia egiziana e di un'altra sudamericana. E a differenza di questi reperti, la carne e il sangue di Lanciano sono, come detto prima, tali quali sarebbero se fossero stati prelevati il giorno stesso da una persona viva. Certo che tutto questo è proprio un grande mistero. Hai ragione, Riccardo, è un mistero, nel senso che è una cosa talmente grande che la mente non riesce a comprenderla e a spiegarla completamente. Come ad esempio succede con la luce del sole, che è talmente forte che i nostri occhi non riescono a vederlo in maniera adeguata, tanto è luminoso. Così anche il mistero eucaristico. Vi ricordate le parole di Gesù? Aveva detto: "Io sono il pane vivo disceso dal cielo, e ciò che io dono è la mia carne per la vita del mondo." Quando ci comunichiamo, mangiamo veramente, in maniera sacramentale, una carne reale, animata e gloriosa. E beviamo il sangue vivente dell'uomo Dio, che uscito dalla tomba non può più morire. A conferma di questo discorso, vi è il fatto che Gesù nasce a Betlemme, che non è assolutamente casuale. Infatti la parola Betlemme in ebraico significa casa del pane e in arabo significa casa della carne. Gesù stesso dirà di sé: "Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo." Carlo, ma perché la carne di Lanciano è proprio una parte del cuore? Anch'io lo vorrei sapere. Quando riceviamo l'ostia consacrata, il sacerdote dice il corpo di Cristo, non dice il cuore di Cristo. Sì, è vero. Comunicandoci, noi riceviamo il corpo intero del Signore sotto le sacre specie. Ma è soprattutto il cuore che si dona a noi, cioè il suo amore, appunto il sacramento del suo amore. In questo modo si realizzano per ciascuno di noi le parole di San Giovanni. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Che significa fino alla sua morte sulla croce, ma soprattutto fino a donarsi ad essi come nutrimento, comunicando loro così i benefici della sua morte redentrice e della sua vita gloriosa. Da oggi voglio impegnarmi ad essere come Giovanni e cercherò di andare spesso a messa. Presto diventeremo santi, che vuol dire poi amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù e molte altre anime sante avevano un desiderio così ardente della comunione che si sarebbero esposte a numerose sofferenze pur di non perdere un solo giorno l'alimento divino che le sosteneva. Dobbiamo vedere precisamente in queste disposizioni non solo un effetto, ma anche una delle più efficaci cause della loro santità. L'Eucaristia ricevuta con un così grande desiderio aumentava le grazie delle loro anime in grado incalcolabile, facendole avanzare a grandi passi sulla via della perfezione. Se è sufficiente andare a messa tutti i giorni, allora lo farò anch'io, così diventerò santo. Ottimo, ragazzi, ma un momento, non è una cosa però automatica. L'Eucaristia è un grandissimo aiuto. Ed è una condizione necessaria per fare un cammino di santificazione, ma non è sufficiente se non c'è anche un nostro sforzo di allontanarci dal peccato e di crescere nella virtù. Nella comunione riceviamo Dio in persona, e Lui ci trasforma e purifica, contagiandoci con la Sua santità. Ogni volta che ci comunichiamo, aumentiamo la nostra santità, se siamo in buona fede. Pensiamo alla condotta degli apostoli. Giuda tradisce Gesù, Pietro spaventato lo rinnega, e Giovanni è l'unico, assieme alla Madonna e alle pie donne, a rimanere sotto la croce. Questo nonostante i due apostoli avessero vissuto per così tanto tempo accanto a Gesù.
Per questo prima vi avevo detto che il mio modello è l'Apostolo Giovanni, che è l'unico apostolo che partecipa alla sofferenza di Cristo fino sotto la croce. Tutti gli altri se ne vanno, fuggono spaventati. Se ben ci riflettiamo, il sacrificio della croce che si è compiuto 2000 anni fa, in modo cruento, si riattualizza in modo incruento in ogni messa celebrata. Partecipando alla Santa Messa, imitiamo Giovanni che fu l'unico degli apostoli a rimanere sotto la croce e dimostriamo così il nostro amore a Dio. Anche qui Giovanni ci lascia il suo insegnamento per diventare anche noi intimi amici di Gesù, divenendo anche noi anime eucaristiche. Di nuovo c'è un invito verso l'Eucaristia. Partecipando, se possibile, ogni giorno alla Santa Messa, dimostriamo la nostra gratitudine e il nostro amore a Gesù, che si è immolato per noi per salvarci e ci ha donato la possibilità, dopo la morte, di godere per sempre una vita beata insieme a Lui. Quale dono più grande poteva farci Dio? E con quanta gratitudine dovremmo corrispondere a questo invito? È vero, non avevo mai pensato come alcuni, pur avendo vissuto a stretto contatto di Gesù, abbiano continuato a preferire i propri vizi. Come dice San Giovanni nel suo Vangelo, il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Giovanni, capitolo 3, versetto 19. Il nostro modello deve essere proprio San Giovanni, che sin da giovane ha vissuto lontano dal peccato e ha amato Gesù senza mai abbandonarlo. Se penso a quali grandi fatiche si fanno a volte per delle gioie che durano soltanto un momento, e come spesso mi è capitato di trascurare la messa. Sì, pensa allo scorso febbraio, quando siamo andati al concerto rock. Tante ore di fila al freddo, un biglietto che mi è costato gli ultimi risparmi ed eravamo così lontani dal palco che si vedeva davvero poco. Tutto per una compilation di canzoni che potevamo ascoltare anche a casa. Ed abbiamo finito così tardi che il giorno dopo avevo tanto sonno che non mi reggevo sulle gambe. Carlo, ma visto che Dio è onnipotente, perché non fai in modo che tutti siano buoni? Perché la volontà dell'uomo è libera per volere di Dio. Lui ama tutti, ma ha lasciato a noi la libertà di decidere se seguirlo oppure no, senza costringerci, ma ricompensa a chi sceglie di amarlo. Dio stesso ci ha mostrato come ci ha amato con il sacrificio della croce. Gesù ha offerto se stesso come vittima in espiazione dei nostri peccati. Nella messa Gesù si offre ancora al Padre, rendendo nuovamente presente l'offerta da Lui fatta sulla croce. Così, partecipando alla Santa Messa, noi riceviamo il frutto della passione di Gesù. Chi non accetta e impara ad amare la croce di Gesù non diventerà mai un vero discepolo di Cristo. La Santa Messa ha un valore infinito di intercessione per noi. Chi più di un Dio che si offre a Dio può ottenerci grazie da Dio? Dobbiamo ringraziare Dio che ci ha donato tanti miracoli eucaristici, soprattutto il miracolo eucaristico di Lanciano, dove la trasformazione dell'Eucaristia in una parte del miocardo e del vino in sangue ha destato anche nel mondo scientifico grandissimo interesse e allo stesso modo ha rafforzato a molti la fede nella presenza reale. Anch'io devo dire che ne sono molto colpito. Anche io avevo tanti dubbi sulla presenza reale, ma dopo aver conosciuto tante storie visitando la mostra sui miracoli eucaristici di Carlo, ho iniziato a non dubitare più. Grazie, Carlo. I miracoli sono eventi prodigiosi e straordinari che aiutano la nostra fede. Del resto sarebbe ripugnante assumere un pezzo di carne. E Gesù si nasconde dentro l'ostia. Francisco Marto, uno dei pastorelli di Fatima, lo chiamava Gesù nascosto. Ma forse sarebbe meglio spiegare che cos'è la transustanziazione. La... che cosa? No, in effetti non sappiamo che cosa sia. È semplice. Basta sapere qual è la differenza tra sostanza e accidenti. Eh? Scusa, io continuo a non capire. Io ho capito meno di prima. D'accordo. Partiamo da un esempio, allora. Simone, a casa hai delle foto di quando eri piccolo? Sì. Ce n'è una buffissima. Papà ha fotografato Simone sul lettone accanto ad un orsacchiotto di peluche più grande di lui. Ora invece è più grande Simone. È vero, perché è cresciuto. È cambiato esteriormente. Infatti sono cambiate le sue dimensioni. Le caratteristiche esteriori, cioè il colore e le dimensioni di un oggetto, di un animale o di una persona, si chiamano accidenti. Questa parola deriva dal latino e vuole dire accadere. Simone però, anche se è cambiato esteriormente, è sempre Simone. La sua sostanza, cioè il suo essere quella persona, il suo essere Simone, non è cambiato. Vi faccio un altro esempio. Il mio cane Poldo, da piccolo aveva il pelo scuro. Crescendo si è schiarito, ma è sempre lo stesso cane.
Anche il mio cane Briciola da piccola era marrone. Crescendo è diventata nera e marrone. Ma nonostante sia così cambiata, è sempre la mia Briciola. Nell'Eucaristia, invece, succede il contrario. Dopo la consacrazione, gli accidenti o apparenze esterne dell'ostia e del vino non cambiano. Infatti mantengono lo stesso colore e lo stesso sapore, ma cambia la sostanza. La sostanza del pane diventa il corpo di Gesù e la sostanza del vino diventa il suo sangue. Questo cambiamento si chiama transustanziazione, dal latino passaggio di sostanza. Ma allora nel tabernacolo è presente lo stesso Gesù che è in cielo? Perciò anche quando facciamo l'adorazione eucaristica Gesù si trova accanto a noi? Certamente. Beh, io penso che i discepoli di Gesù siano stati molto fortunati perché potevano stare con Gesù. Ma come, Simone? Allora non hai capito niente sulla transustanziazione. Noi possiamo incontrare Gesù ogni volta che vogliamo. Basta andare in chiesa. Bravissimo, Riccardo. I discepoli che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù dovevano spostarsi continuamente per incontrarlo, mentre noi abbiamo Gesù sotto casa. Ci basta entrare nella chiesa più vicina e lo troviamo lì, senza dover fare grandi pellegrinaggi. Carlo, prima ci hai detto che si parla dell'Eucaristia nel Vangelo di Giovanni. Se ne parla anche in altri brani? Dai, racconta! Sì, è vero. Ad esempio, nel libro dell'Esodo, al capitolo 16, l'Eucaristia viene prefigurata dal pane piovuto dal cielo, cioè il pane piovuto dal cielo con cui il popolo di Israele si è nutrito per 40 anni nel deserto. Così come quel pane ha sfamato il popolo di Israele, l'Eucaristia sfama il popolo di Dio. Un'altra prefigurazione è il sangue dell'agnello pasquale, messo sugli stipiti delle porte dei figli di Israele. Come quel sangue ha protetto loro, così quello di Gesù ci ha liberati dal peccato. Io mi ricordo che anche Elia mangia una focaccia che gli dà la forza di camminare fino al monte di Dio. Bravo Riccardo! La focaccia di pane datagli dall'angelo permette al profeta di continuare il suo viaggio verso il monte Horeb. Anche il pane che Dio dona al profeta Daniele, prigioniero nella fossa dei leoni, è una prefigurazione dell'Eucaristia. Carlo, ma nell'Antico Testamento, oltre alla focaccia agli animali, ci sono anche persone che prefigurano Cristo? Sì. Ci sono persone che prefigurano Cristo e il suo sacrificio. Ad esempio, il servo sofferente è descritto da Isaia circa 700 anni prima della venuta del Signore Gesù. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come una pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Isaia, capitolo 53, versetto 7. L'innocente Abele, ucciso dall'invidioso Caino. Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore!» Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato? E perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo». Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Il patriarca Isacco, che ancora giovane, sta per essere sacrificato su un altare da suo padre Abramo, che in questo modo crede di rendere onore a Dio. L'intervento di un angelo blocca il sacrificio, ed Isacco è risparmiato. Invece Gesù, che è Dio, si offre e si sacrifica completamente. Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo! Abramo!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». Il sacerdote Melchisedec, sacerdote del Dio Altissimo, che attua un singolare sacerdozio. Nel suo gesto di offrire pane e vino, la Chiesa, sin dai primi secoli, vi ravvisa una prefigurazione della sua propria offerta quando nella Santa Messa offre il pane e il vino per la consacrazione. Intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino.
era sacerdote del Dio Altissimo. Un'altra prefigurazione dell'Eucaristia è il serpente innalzato nel deserto, che simboleggia Gesù innalzato sulla croce. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita». Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, nei versetti 14 e 15, è scritto: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna». Mi sembra di capire che il sacrificio della croce sia il sacrificio fondamentale e centrale della nostra fede, perché sostituisce e abolisce tutti i sacrifici che venivano offerti nell'Antico Testamento prima della venuta di Gesù. Quindi tutti i sacrifici dell'Antico Testamento erano soltanto prefigurazioni di quello di Cristo. Sì, e un aspetto molto importante è che Gesù in croce è al tempo stesso il sacerdote, poiché offre il sacrificio, ed è la vittima, che si offre spontaneamente come vittima in espiazione dei nostri peccati. Ma io non capisco. Non bastava il sacrificio della croce? Se il sacrificio di Gesù in croce ha così grande valore, perché bisogna andare spesso a messa? La messa serve proprio a rendere a noi attuale ed accessibile il sacrificio della croce. Per questo si dice che la messa è il memoriale del sacrificio della croce, ma non si tratta di una memoria sentimentale o di un vago ricordo. Nella messa Gesù si offre ancora, in modo incruento, rendendo nuovamente presente l'offerta da Lui fatta sulla croce. Anche noi, partecipando alla Santa Messa, riceviamo il frutto della passione di Gesù. Pensa ad esempio a quello che era successo al sacerdote che celebrava la Messa nel miracolo di Lanciano, quando, giungendo alle parole della consacrazione, si è trovato in mano un pezzo di carne. Mi rendo conto che la Messa è dunque la cosa più importante. La Messa, che applica a noi i frutti della morte in croce di Gesù, è la cosa più importante e più bella che ci sia su questa terra e ci spalanca le porte del Paradiso. Non mi sembra che durante la celebrazione si dicano chiaramente queste cose. Eppure dopo la consacrazione si prega dicendo: «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta». Così Gesù continuerà a essere presente nella celebrazione della Messa fino alla fine del mondo. Purtroppo devo dire che in passato mi è capitato spesso di fare la comunione con un sentimento di noia. Anche io qualche volta sono uscito dalla chiesa al momento della comunione perché avevo fretta di andare alla partita di calcio. Innanzitutto, per ricevere con frutto l'Eucaristia ci vuole un'umiltà profonda e una fede viva. Anche queste mancanze ed errori devono servire almeno a renderci più umili. Pensiamo innanzitutto alla Madonna, quando ricevette nel suo seno virginale il Verbo di Dio, con quella immensa umiltà che le fece esclamare: «Sono la serva del Signore». La Madonna è il primo tabernacolo della terra. Lei esclamò quelle parole pur essendo senza peccati. Anche noi, a maggior ragione, di fronte alla comunione, anche se siamo perfettamente pentiti dei nostri peccati e ci troviamo in stato di grazia e la colpa ci è stata perdonata, dobbiamo rimanere umili, pensando al male commesso e alle sue nefaste conseguenze, e al bene che così non abbiamo compiuto. Quando ci comunichiamo, ripetiamo con profonda umiltà e vivo dolore le parole del centurione: «Signore, io non sono degno». Il ricordo dei nostri peccati ci deve portare all'umiltà, non allo scoraggiamento, che è una forma mascherata di orgoglio. E dobbiamo avere sempre presente che Gesù accoglie sempre con amore chi si accosta a Lui realmente pentito ed umile. L'aspetto più importante è capire che ci vuole una vera fame e sete di Eucaristia, poiché è vero che ogni messa ha un valore infinito, ma è anche vero che la grazia che si riceve è proporzionale anche al nostro desiderio di santità. Così come, ad esempio, la quantità di acqua che si attinge alla fontana dipende sempre dalla grandezza del recipiente. Per questo, nella liturgia della Messa, l'Eucaristia è ricordata come mistero della fede. Mi rendo conto che è tutto molto più impegnativo di quanto sembra a prima vista e mi chiedo, oltre ad accostarci alla comunione con queste disposizioni, che cosa dobbiamo fare ancora? È opportuno poi fare un adeguato ringraziamento. Di che cosa si tratta? Molti santi raccomandano di trarre il massimo profitto spirituale da quei preziosissimi minuti in cui Gesù è presente fisicamente in noi, con il suo corpo, sangue, anima e divinità. Eh? Che cosa vuol dire tutto ciò? Un dottore della Chiesa come Santa Teresa d'Avila dice che è un momento estremamente prezioso quello che segue la comunione. Infatti Gesù si compiace di istruirci e noi dobbiamo cercare di dargli ascolto.
Anche Santa Maria Maddalena de Pazzi dichiara che il tempo dopo la comunione è il più prezioso che abbiamo in questa vita e il più opportuno per trattare con Dio e infiammarci del suo divino amore. E da questo punto di vista non abbiamo bisogno di maestri e di libri, poiché Gesù stesso, in questi preziosi momenti, è il Maestro e ci insegna come dobbiamo amarlo. A me purtroppo risulta molto difficile restare concentrato se non ho nulla da fare di pratico. Il metodo più semplice di tutti è quello di aiutarsi con le preghiere già fatte. Io ho capito l'importanza del ringraziamento dopo che sono stato a Fatima, dove ho imparato a memoria la bellissima preghiera insegnata dall'angelo ai pastorelli durante l'apparizione. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ci sono tante altre preghiere che comunque non devono essere ripetute meccanicamente recitandole di corsa, ma soffermandosi su ogni parola. L'importante è cercare l'intimità con il Signore e aprire e donare a Lui il nostro cuore ed essere consapevoli dei nostri limiti. Io ricordavo che a Fatima fosse apparsa la Madonna, non ricordo affatto apparizioni di angeli. Hai ragione a dire che le apparizioni del 1917 della Madonna sono le principali. Ma secondo quanto racconta la stessa Suor Lucia nelle sue memorie, nel 1915, mentre si trovava con alcune compagne a pascolare le greggi presso i possedimenti paterni, vide una misteriosa figura simile ad una statua di neve. Fuggita, non volle raccontare nulla ai familiari, come invece fecero le sue compagne. In seguito Lucia tornò al pascolo di Cabeaco con i due cugini, Francisco e Giacinta. Un giorno apparve nuovamente quella figura, un giovane fra i 14 e i 15 anni, che il sole rendeva trasparente come se fosse di cristallo. Quella figura era un angelo? E che cosa fece? L'angelo invitò i bambini a pregare prostrati con lui, in riparazione delle offese subite da Dio da parte dei peccatori, e in particolare con la preghiera che vi ho detto prima. Riapparso nuovamente nell'estate del 1916, si rivelò come angelo protettore del Portogallo, ordinando ai pastorelli di fare sacrifici per la salvezza della loro patria, devastata dalle guerre civili. Nell'ultima manifestazione, l'angelo apparve ai tre pastorelli con un calice ed un'ostia sanguinante nelle mani. Porse il calice a Francisco e Giacinta e ordinò a Lucia di mangiare l'ostia. Dopodiché pregò loro di fare sacrifici in riparazione degli oltraggi nei confronti del sacramento dell'Eucaristia. Scomparso l'angelo, i pastorelli non ebbero più visioni fino al 1917, quando fecero il loro incontro con la Madonna a Cova d'Iria. Carlo, ma allora le apparizioni della Madonna sono quelle del 1917? Sì, ma non terminano in quell'anno, ed in seguito si completano alla sola Lucia, dopo la morte di Giacinta e Francisco. Infatti, il 10 dicembre 1925, la Santissima Vergine, con a fianco il bambino Gesù, apparve a Suor Lucia, nella sua cella nella casa delle Suore Dorotee, a Pontevedra. Ponendole una mano sulla spalla, le mostrò un cuore circondato di spine, che aveva nell'altra mano. Il bambino Gesù invitò Suor Lucia a fare atti di riparazione, poiché ogni spina è un peccato che i peccatori infliggono nel cuore di Maria. La Madonna stessa dice che si potrà riparare al malefatto alle seguenti condizioni: ricevere la Santa Comunione, confessarsi, recitare un rosario ed infine meditare, almeno per un quarto d'ora, i 15 misteri del rosario, con l'intenzione di alleviare la sua pena. Tutto ciò andrà fatto il primo sabato del mese per 5 mesi consecutivi. La Madonna promette di assistere quanti praticheranno devotamente questi atti di riparazione, donando nell'ora della morte tutte le grazie necessarie per la salvezza. Per quale ragione proprio 5 mesi? In seguito, Suor Lucia capirà la ragione per cui si devono compiere questi atti di riparazione proprio nei 5 sabati, perché servono a porre rimedio a questi 5 gravi peccati. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione, contro la sua verginità, contro la maternità divina, insieme al rifiuto di riconoscerla come madre degli uomini, l'atto di inculcare pubblicamente nel cuore dei bambini l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio nei confronti di questa madre immacolata, ed infine l'offesa diretta nelle sue sacre immagini.
Forse una volta si parlava di più di Eucaristia ed adorazione eucaristica. Ragazzi, vi consiglio la lettura della recente enciclica del Papa, La Ecclesia de Eucaristia. Ne ho sentito parlare parecchio quando è uscita, ma non l'ho letta. Il Papa l'ha scritta perché, come spiega sin dall'introduzione, troppo spesso emerge una comprensione assai riduttiva del mistero eucaristico, che è spogliato dal suo valore sacrificale ed è vissuto come se non oltrepassasse il senso e il valore di un incontro conviviale tra amici. Inoltre, la necessità del sacerdozio ministeriale, che poggia sulla successione apostolica, rimane oscurata e la sacramentalità dell'Eucaristia è ridotta alla sola efficacia dell'annuncio cristiano. Inoltre, Giovanni Paolo II ha voluto evidenziare come la Chiesa viva dell'Eucaristia e ha fatto notare che vi sono luoghi dove si registra un quasi pressoché completo abbandono del culto dell'adorazione eucaristica. Che cosa intendi dire per abbandono del culto dell'adorazione eucaristica? Forse intendi dire che in alcuni luoghi nessuno va più a messa? No, no. Piuttosto il Papa ci ricorda che la comunione intima con il Signore presente nell'Eucaristia non è limitato al tempo immediatamente seguente alla comunione. Infatti il colloquio eucaristico può avvenire anche in altri momenti della giornata. Devo dire che non avevo mai pensato a questa possibilità. Che cosa intendi dire esattamente? È sempre possibile recarsi in chiesa per l'adorazione del Santissimo Sacramento presente nel tabernacolo. Purtroppo se ne parla sempre meno. Giovanni Paolo II aveva già lamentato che questo fosse uno dei punti più importanti della preghiera cattolica. Quando siamo stati in vacanza in Grecia la scorsa estate, abbiamo visitato i monasteri delle Meteore e le chiese di Salonicco. Ci avevano molto impressionato la religiosità e l'affetto dei fedeli per le icone. Ma avevo capito che l'Eucaristia non è soltanto un atto simbolico, ma contiene realmente il corpo di Cristo. È vero. La devozione al Santissimo Sacramento, anche al di fuori della celebrazione eucaristica, è assente sia presso gli ortodossi che i protestanti. L'adorazione silenziosa e prolungata di Gesù presente nel tabernacolo è tipico della Chiesa cattolica. Come mai? I protestanti, da Lutero in avanti, si sono divisi, prima dagli altri cristiani e poi tra di loro sulla concezione dell'Eucaristia, che generalmente non credono ad alcun tipo di presenza reale, in particolare al di fuori della messa. Mentre gli ortodossi non hanno mai conosciuto questa pratica. Infatti l'adorazione eucaristica, come noi la intendiamo, risale al secolo XIV e soprattutto al secolo XV, ma essa si è sempre più radicata tra i fedeli cattolici durante i secoli successivi. Si è diffusa in particolare per l'intervento di Sant'Alfonso Maria de Liguori ed il santo curato d'Ars. In effetti ora capisco meglio che cosa intendevi dire con essere intimi a Cristo e rivolgersi al suo cuore eucaristico come ha fatto San Giovanni. San Giovanni Evangelista, che posa il suo capo sul petto di Cristo, quando durante l'ultima cena Gesù annuncia che presto sarà tradito, ci ha lasciato un messaggio importantissimo, in cui ci svela il segreto per diventare veri intimi amici di Gesù. Anche il messaggio ricevuto dalla monaca Santa Margherita Maria Alacoque nel XVII secolo testimonia come l'amore al Sacro Cuore di Gesù è strettamente legato a quello verso l'Eucaristia, poiché è nell'Eucaristia che troviamo attualmente il Cuore di Gesù più vicino a noi. È nell'Eucaristia che Egli si unisce nel modo più intimo a noi e noi a Lui. Santa Margherita ricevette molti doni mistici e alcune rivelazioni da parte di Gesù, in particolare le cosiddette 12 promesse del Sacro Cuore, che il Signore rivelò alla Santa. Il contenuto di queste promesse è molto simile a quelle fatte dalla Madonna a Suor Lucia dopo le apparizioni di Fatima. Ai devoti del mio Sacro Cuore darò tutte le grazie e gli aiuti necessari al loro stato. Stabilirò e manterrò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro afflizioni. Sarò per loro sicuro rifugio in vita e soprattutto nell'ora della morte. Spargerò abbondanti benedizioni su tutte le loro fatiche e imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore un'inesauribile fonte di misericordia. Le anime tiepide diventeranno ferventi con la pratica di questa devozione. Le anime ferventi saliranno rapidamente ad un'alta perfezione. La mia benedizione rimarrà nei luoghi in cui verrà esposta e venerata l'immagine del Sacro Cuore. A tutti coloro che opereranno per la salvezza delle anime, darò la grazia per poter convertire i cuori più induriti. Le persone che diffonderanno questa devozione avranno i loro nomi scritti per sempre nel mio cuore. A tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di 9 mesi consecutivi, darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna. Le rivelazioni a Santa Margherita,
il miracolo eucaristico di Lanciano, l'esempio di Giovanni l'Evangelista, il discepolo prediletto, dimostrano come possiamo entrare in intimità con Gesù, diventando anime eucaristiche, anime adoratrici. Dobbiamo corrispondere liberamente all'amore di Cristo. È vero, tutto dipende dalla nostra libertà, perché Dio ci ha donato il libero arbitrio. Proprio così. Dio non ci ha creati simili a dei burattini. Infatti, tutti noi nasciamo come originali, anche se molti muoiono come fotocopie, travolti dai vizi e dall'amor proprio. Dio, invece, vuole il nostro libero amore. Questa intimità con Cristo ci renderà anime felici. La felicità è già su questa terra. È già su questa terra? Certamente. Ma bisogna pensare sempre a Dio. Infatti, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, mentre la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Cibandoci dell'Eucaristia, noi ci cibiamo dell'amore di Cristo e viviamo in Lui. In questo modo tutti possono diventare intimi di Cristo. È meraviglioso, perché tutti gli uomini sono chiamati ad essere come Giovanni, discepoli prediletti. Basta diventare anime eucaristiche, permettendo a Dio di operare in noi quelle meraviglie che solo Lui può fare. E visto che tutti gli uomini nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie, diventerà per noi più probabile morire come degli originali grazie all'Eucaristia. Ci vuole però la libera adesione della nostra volontà. Dio non ama forzare nessuno. Vuole il nostro libero amore.